studio di musica Coriandoli e Luci in Piazza del Popolo a Pesaro è stato acceso l'albero di Natale con 100.000 luci LED, una cerimonia gioiosa ed emozionante vissuta da quasi 10.000 persone che hanno affollato il centro storico. A rendere tutto più magico il coro del Grillo d'Oro che sulle note di Happy Days ha regalato ad adulti e bambini un'esibizione unica e coinvolgente. Il Natale di Pesaro nel cuore, promosso dal Comune, animerà il centro storico fino all'8 gennaio. A far da cornice i mercatini della piazza, il villaggio di Natale a cura dell'Avis Comunale in via Curiel e il trenino We Pesaro Express. Siamo da qualche giorno in una piazza nuova, rinnovata, la nostra Piazza del Popolo, che è il cuore della città, l'identità, la storia di Pesaro, e con una piazza bellissima. Certo, quest'anno è una piazza più sobria, ogni anno dobbiamo stare nel contesto nel quale viviamo. Quest'anno è un anno di austerity dal punto di vista energetico e quindi abbiamo evitato le luminarie, abbiamo evitato la pista del ghiaccio, tante altre cose che ci sarebbe piaciuto fare, ma è giusto così quest'anno, bisogna stare in sintonia con le famiglie, con le imprese, con coloro che stanno tirando la cinghia dal punto di vista energetico, non potevamo fare cose fuori luogo. Nonostante questo è un Natale bellissimo. Un albero il più luminoso d'Italia, illuminato a LED con 100.000 luci e al tempo stesso quattro portali nelle vie principali della città, molto belli, per i selfie, per le foto, per tutto ciò che renderà magico questo Natale. E al tempo stesso un mese da oggi di tanti eventi, sarà un mese pieno di eventi, di iniziativa per tutte, per tutte le età, per tutti i gusti e in particolar modo per i bambini. Dobbiamo guardare al futuro con speranza, proseguito Ricci, augurandoci che possa essere un Natale all'insegna della pace. La guerra nel cuore dell'Europa è una ferita insanabile, e pensare che tante persone in questo momento sono sotto le bombe è davvero una tragedia immane. Quindi ovviamente va la nostra vicinanza al popolo ucraino, dal primo minuto, senza esitazioni, siamo stati dalla parte del popolo invaso. Adesso speriamo che si riesca davvero, proprio grazie alla resistenza ucraina, ad aprire un cessate il fuoco e ad aprire un negoziato di pace, perché il Natale deve portare la pace.